Forse non comprendiamo o non è così facile comprendere immediatamente la portata di questo Vangelo. Ci sono moltissimi elementi, ma Gerusalemme è fondamentale, importantissima per Israele. Gerusalemme è il cuore, Gerusalemme è la città della pace, Gerusalemme è agli albori della storia del popolo. Risale ad Abramo. Gerusalemme è la città conquistata da Davide, Gerusalemme è il centro del mondo, Gerusalemme è la città del sacrificio di Isacco, Gerusalemme è la città del Tempio, che è la porzione di cielo sulla terra, è l'abitazione di Dio. Di Gerusalemme non finiremo mai di parlare. Gerusalemme è il sogno di ogni ebreo che sta nella diaspora. Gerusalemme è la città dove ogni ebreo doveva recarsi in pellegrinaggio. Gerusalemme è la sposa. Gerusalemme è tutto. Se ti dimentico Gerusalemme, che mi si attacchi la lingua al palato, dice il Salmo, al colmo della mia afflizione, non posso dimenticare Gerusalemme. Ebbene, questa Gerusalemme sarà distrutta. Le lacrime di Gesù sono le lacrime di Dio per la città che lui ha eletto, la sua dimora per sempre. Allora Dio piange. Per che cosa Dio piange? Dio piange perché la sua sposa ha rifiutato il suo amore, la sua visita. E questa parola oggi arriva a tutti noi. Forse anche per te e per me oggi Dio, suo figlio, che è Dio, Gesù Cristo, sta piangendo. Forse ti guarda oggi e sta piangendo. Tantissime generazioni sono cresciute con questa frase che ha messo anche tantissimo timore nei cuori, no? Dio ti vede, Dio ti guarda, vero? Da tutte le parti, nei conventi, raccontavano tante persone un po' anziane che addirittura avevano paura a guardare le immagini del Signore perché Dio ti guarda, Dio ti... E oggi si capisce cosa vuol dire quello con questo Vangelo. Dio ti guarda e piange. Piange commosso per te. Se avessi tu compreso quello che sta accadendo, quello che veramente porta alla pace, cioè se avessi compreso che tutto concorre al bene, che tutto concorre all'avvento della pace, tutto nella tua vita, nella tua storia e anche nella storia del mondo sta portando alla pace, sta dissodando il terreno perché arrivi il seme di pace che il nostro Signore Gesù Cristo seminato attraverso la predicazione, attraverso mille modi nella tua vita. La pace. Se tu avessi compreso ciò che prepara, ciò che conduce alla pace. E che cos'è la pace? Dice Gesù, io sono la pace. Dice San Paolo, Cristo è la pace, colui che ha fatto dei due popoli un popolo solo, colui che riconcilia il cielo con la terra. Lui è la via, lui è la porta, lui è il cammino alla pace. E perché tu oggi ancora sei chiuso a questo? Perché tu non stai riconoscendo in questo tempo il tempo in cui sei visitato da lui? Cioè questo tempo è un kairos, è un tempo favorevole, è un tempo meraviglioso. Ma guarda che io ho un sacco di problemi, guarda che tutto rema contro di me, guarda che sto male, la mia salute va a rotoli, guarda che non mi capiscono, guarda che le persone mi ritengono irrilevante, non hanno nessuna stima di me, guarda che mio marito, guarda che mia moglie, guarda che i miei figli, guarda che il lavoro, guarda che il denaro, guarda che... Sì, questo è il tempo in cui il Signore ti sta visitando. Attraverso ogni istante, attraverso ogni centimetro della tua vita, è il Signore che ti sta visitando. La malattia è una visita del Signore, ad esempio. Santa Teresina di Lisieux, quando la mattina del Venerdì Santo scopre sul suo cuscino una macchia di sangue, subito ha riconosciuto la visita del Signore. È il mio sposo che arriva! Aveva compreso di essere malata di tubercolosi e che non le mancava molto tempo, che stava per andare in cielo, che stava per entrare nelle nozze eterne col suo sposo, che era proprio lo sposo che la veniva a prendere. E il suo cuore si è dilatato di gioia e di amore al punto di farla esclamare: è il mio sposo che arriva! E tu? Ed io? Di fronte agli eventi avversi, di dolore, di fronte ai problemi, di fronte al volto imbronciato di tuo marito, che è ormai un mese che non ti parla, di fronte alla chiusura o alla crisi di tua moglie, di fronte al rifiuto e alla ribellione dei tuoi figli, di fronte ai problemi di lavoro, sai riconoscere il volto dello sposo? Forse dello sposo che non ha sembianze d'uomo, rifiuto degli uomini, lo sposo crocifisso per te nella tua stessa storia, nella tua stessa sofferenza, in ciò che tu oggi stai vivendo. Puoi tu oggi gridare, è lo sposo, mentre la croce bussa alla porta della tua vita? Tu lo stai riconoscendo oggi? Questa giornata di oggi è una visita del Signore? Si gioca tutto lì. Il fondamento della vita di un cristiano è il discernimento.
Tu hai discernimento, sai discernere oggi la visita del Signore, la visita dello sposo? Sai riconoscere l'amore di Dio all'opera in ogni evento della tua vita? Dovremmo leggere tutti i giorni, la mattina, il Cantico dei Cantici, perché è quella la nostra giornata. Un continuo corteggiamento della sposa da parte dello sposo, un continuo rincorrerti di Gesù che è tuo sposo e vuole farti sua sposa. È lo sposo che sta dietro la grata. Cerca te. E ti dice continuamente parole bellissime, parole d'amore. Alzati, amica mia, mia sposa, mia perfetta, mia colomba. Lui ti guarda e ti vede sempre bella, bellissima. Nonostante i tuoi peccati, nonostante le tue debolezze, è lui che giorno dopo giorno, istante dopo istante, ti cerca, ti desidera ardentemente, con zelo e gelosia. Fa di tutto perché tu ti accorga di lui, perché tu possa ascoltare le sue parole d'amore e dei suoi gesti d'amore che sono nascosti in tutti gli eventi della tua vita, anche nelle parole dure che ti arrivano, anche nelle notizie terribili che ti arrivano. C'è il Signore che ti sta dicendo: ti amo, sono io con te, lasciati amare, entra in questo momento, entra in questa storia, entra in questo evento e ti sentirai abbracciato da me, stretto da me. È il diletto che bussa, ti cerca, ti desidera in tutto ciò che tu stai vivendo. Se avessimo questi occhi, ci alzeremo la mattina con volti radianti. E un altro giorno, oggi arriva lo sposo. Come può oggi pesarmi questa giornata? Ma sicuramente avrò tantissime cose che non mi piaceranno. Lì si nasconde lo sposo. Lì sta arrivando lo sposo. O vogliamo rimanere tutte zitelle? Vogliamo rimanere tutte zitelle qui? O zitelloni, è lo stesso. E come dice il Papa, zitelle acide. Vogliamo rimanere così? Ma questo vale anche per una donna sposata con 10 figli, è lo stesso, perché c'è uno sposo che è molto più dello sposo nella carne, lo sposo che può dare la pace alla tua vita. La pace, Gerusalemme vuol dire città della pace, è quello che dà compimento a Gerusalemme, cioè che fa essere Gerusalemme ciò che è. Gerusalemme è città della pace, se arriva Cristo e mi dà la pace, e arriva la pace, allora la città compie la sua vocazione, così te, la tua vocazione è la pace, perché la pace è il dono messianico. Vuol dire il perdono di ogni peccato, non la pace borghese di non avere problemi, ma la pace vera del cuore. Vi do la mia pace, non quella che dà il mondo. E Gesù Cristo risorto, entrando nel cenacolo a porte chiuse, dice: pace a voi, io ho vinto la morte, ho vinto il peccato, basta già, basta guardare a te stesso, basta giudicare Dio, basta. E questo oggi che tu stai incontrando è il volto dello sposo? Guarda che sta piangendo per un solo motivo, non per i tuoi peccati, ma per il tuo cuore chiuso. Quello fa piangere Dio, perché lui non può fare nulla, perché non può violentare la nostra libertà. Non può, non sarebbe Dio, non ci amerebbe fino in fondo se ci obbligasse ad accoglierlo. Quando è risorto, andava da Caifa, toc toc, scusa, guarda che avevi sbagliato tutto, eh? Sarebbe un altro mondo. Se oggi arrivassi all'ONU, alla Unione Europea, e cominciassi a dire: ehi ragazzi, guardate che vi state sbagliando, eh? Guardate che io esisto, guardate che io ci sono. I quattro fulmini mentre fanno una legge sull'aborto. No. Quei due ragazzi che stanno per peccare, forse per farsi del male veramente. Che fa il Signore? Gli mette le catene oppure li lascia liberi? Gli dà una parola, gli offre una testimonianza, gli dà dei segni, ma li lascia liberi. Questo è l'amore, vero? Per questo piange, qui ci sarebbe tanto da dire, per i genitori che tante volte devono fermarsi di fronte alla libertà di un figlio, un prete, un amico, si deve fermare, non può fare nulla perché quello è libero. Mamma mia, quante lacrime. Ricordate le lacrime di Santa Monica per suo figlio Agostino. Eppure queste lacrime sono trasformate da Dio nell'acqua del nostro battesimo. Oggi possiamo incontrare questo fiume di lacrime del Signore per te e per me e buttarci dentro in questa misericordia infinita. Lasciati raggiungere dalle lacrime del Signore, lasciati lavare, lasciati rigenerare, lasciati ricreare, lasciati amare da questo amore invincibile che insegue la tua libertà, come con le lacrime, non con un bastone, non con un moralismo, ma lì dove sei buttato, distrutto, come sta succedendo oggi anche in molta parte della Chiesa. La nuova Gerusalemme, che non riconosce la vista del Signore, vede calare vertiginosamente le vocazioni, mentre tante parrocchie si svuotano, soprattutto di giovani, e poi gli scandali che stanno inquinando tante diocesi. Denaro, è così una situazione della Chiesa in tanti posti del mondo. Come anche nella Gerusalemme della nostra vita, forse della nostra famiglia, distrutta, o che cade a pezzi, nelle relazioni, eccetera, come profetizzato dal Signore, perché non l'abbiamo accolto. Bene, lì arrivano le lacrime del Signore, capaci di ricreare ciò che è stato perduto.
ancora più bello, una sposa ancora migliore. In virtù dell'amore di Cristo che ha amato e ha dato se stesso per la Chiesa, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, dalle sue lacrime e dalla predicazione del Vangelo, al fine di farsi comparire davanti, oggi che ci visita, la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Ecco ciò che ci attende oggi nella Chiesa e ciò che ci attenderà per tutta la vita fino all'ultimo giorno, quando la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, scenderà dal cielo e, unita a Cristo, ci farà suoi cittadini per l'eternità. Allora, coraggio, lasciamoci bagnare, sommergere, battezzare nelle lacrime di compassione, di amore, di misericordia del Signore, che non desidera altro. Cosa vuole oggi da te? Cosa vuole oggi da me? Che accogliamo le sue lacrime e lasciamo che Lui ci abbracci e ci stringa così forte da metterci dentro al suo cuore, da metterci dentro a se stesso, e rimanere oggi e ogni giorno la nostra vita nel suo amore.